Oggi inizia prima Facebook, buonasera, eccoci anche su Instagram, buonasera ai nostri followers dallo Stadio Olimpico, Gabriele Diocchio al microfono, Alessandro Carducci, il nostro direttore, eccoci oggi in diretta con noi. Buonasera a tutti. Per commentare questo derby finito 1-1, io comincio subito con della sanissima autoreferenzialità, tanto bene. Per partire alla grande, un girone fa stavamo qui con Luca d'Alessandro, di cui potete leggere le pagelle, non so se sono online, sì, tra poco e poi l'editoriale, per cui grandi contenuti oggi su Voce Giallorossa. Stavamo qui con Luca parlando di un derby in cui la Lazio aveva dominato, la Roma era totalmente costruenda, dicevamo bene non aver perso, vediamo come stiamo tra un girone. Esatto. Un giro dopo cosa è successo? La Lazio è cresciuta molto più del previsto e del prevedibile, prima di oggi arrivava con 11 vittorie consecutive. La Roma è sì cresciuta, ma si è persa per strada 3 milioni di pezzi, Zaniolo, ultimo degli ultimi, Diawara e compagnia, eccetera, eccetera. Per cui, nonostante questa crescita, diciamo, parallela, si arrivava a questo derby come a quello dell'andata, ovvero un punto ce lo prendiamo perché la Lazio è una squadra assolutamente inarrestabile. Adesso, finita la partita, razionalmente, perché poi se facciamo discorsi di altro tipo si può fare appunto qualche altra valutazione, stiamo parlando di due punti persi. Sì, la Roma avrebbe meritato di vincere, lo possiamo dire, mentre all'andata la Lazio aveva meritato qualcosina in più, avrebbe meritato, qui la Roma vedere questo punto un pochino come due punti persi, non come un punto guadagnato, ecco, perché la squadra giallorossa ha provato a fare la partita dal primo all'ultimo minuto. E Gabriele, non so, ne parlavamo anche prima, sì. Non so se il pareggio dell'Inter abbia condizionato un po' anche la Lazio, perché i biancocelesti sembravano essersi accontentati fin da subito, sono sembrati accontentarsi del pareggio, anche con la Juventus che affronterà il Napoli. La Roma veramente ha provato a fare la partita, la Lazio non ha mai rischiato nulla, l'impressione è stata che abbia cercato quantomeno di prendere un punticino fin dall'inizio. La Roma avrebbe meritato qualcosa in più, poi però c'è sempre il solito discorso, e cioè che crei, arrivi lì, al momento di concludere ti manca quel qualcosina. Alla fine Stracoscia non ha fatto grandi parate, nel senso che comunque molte volte il pallone sono arrivati una volta in faccia veramente, altre volte erano comunque centrali, quindi arrivato lì non riesce ad angolarla, a spizzarla bene, a tirare col piglio giusto, ti manca quel qualcosina. Però certo, come gioco prodotto, occasioni, la Roma avrebbe meritato la vittoria, non c'è alcun dubbio. Sì, no, assolutamente, gioco prodotto, personalità, aggressività, l'80% delle seconde palle erano della Roma, contro una squadra che fa del recupero delle seconde palle un'arma micidiale, perché poi per far ripartire l'azione è più facile creare un po' di confusione, far uscire il pallone con la squadra mascherata e ripartire. Immobile non ha mai calciato in porta, altra partita in cui insomma attaccante biancoceleste fatica contro avversari un po' più attrezzati del normale. I cambi non hanno sparigliato la situazione in favore della Lazio, anzi Inzaghi ha pensato a coprirsi, perché ha tolto all'intervallo Luis Felipe che era ammonito, poi ha tolto Luis Alberto che era ammonito, poi ha messo Caicedo che è un attaccante tra virgolette difensivo, e tu gli lanci il pallone e vediamo un po' quello che lì ha messo, perché comunque la Roma era brava a far sì che la Lazio non riuscisse a ripartire per la piede, e quindi le costringeva a questi lanci che poi hanno spesso preda di Smalling e comunque la difesa generale romanista anche di Mancini, per cui a questo punto Inzaghi ha detto vabbè, Correa non mi serve più, metto Caicedo, palle alte, magari qualcosa succede. E non è successo niente. Tra l'altro facciamo anche un po' di cronaca. Roma che prende un punto. Posso interromperti? Perché le statistiche le devo leggere. No, Luca tiri, non ci sente. I tiri 22-6 per la Roma, ecco, questo per farvi un pochino capire che tipo di partita è stata, 28 cross a 6. Io purtroppo vedo un calcio d'angolo, cioè vedo la statistica dei calci d'angoli 7-1, con l'unico calcio d'angolo Lazio ha fatto gol. Lo so, capisci. Certamente la Lazio sta anche attraversando una stagione in cui va anche bene, sì, va anche tutto bene le cose, cioè ci stanno queste stagioni. Ovviamente la Roma va un pochino meno bene, oggi avrebbe meritato però la vittoria. Sì, diciamo che poi dal punto di vista della Lazio va tutto bene, alla fine è anche strano non averla persa questa partita, perché prendi un gol del genere, ti fischia il rigore e il VAR te lo leva, che rigore probabilmente non c'era, ma non c'era, il Clivert va addosso a... Ma il protocollo parla di chiaro ed evidente errore, andiamo a vedere se è un chiaro ed evidente errore questo, ma ci inventuriamo di questo. Come intendo io, sì, molte volte... Sì, chiaro ed evidente vuol dire non c'è il contatto, ma vabbè, molte volte sarà inteso. Non incanaliamoci in discorsi che non ci interessano. La Roma doveva vincere, bella quanto vuoi, ma dovevano segnare, il gol gliel'abbiamo fatto fare noi, diciamo che i nostri follower sintetizzano correttamente. Beh, quello che è stato anche la Stracoscia ha fatto far gol da Roma, sì, devo dire, i portieri sono stati i protagonisti in negativo, sì.
stracroscia male anche nel secondo tempo, quando la Roma riusciva a non segnare in quell'azione incredibile. Paolo Lopez, vabbè, fa una cosa molto simile a quella che fece, non simile, ma un errore clamoroso a quello di Kukocev, insomma, con Cagliari. Sì, ecco. Lui se la ributta, era fuori, e la palla la ributta in gioco Paolo Lopez in maniera molto goffa, quindi partita decisiva, due gol molto casuali. Sì, su questo bene riferimento, diciamo, a livello storico, mi piaceva molto, diciamo, parliamo di due livelli, due portieri di un livello tanto un pochino diverso. A livello assoluto, Paolo Lopez è molto. Ripensiamo alla parata di Genova dentro la porta, praticamente, parliamo di un altro portiere. A livello assoluto, i due portieri non sono paragonabili, ovviamente. Ecco, no, perché poi si alimentano queste leggende, evitiamo. Non è un portiere da Serie A, Paolo Lopez ci sta molto, molto bene in Serie A, purtroppo oggi. Prestazioni individuali di Paolo Lopez, quindi da grande conduttore del 90° minuto, quali sono? Agganciamo con le pagelle. Certo, lo sapevo, infatti non è più forte. Avevo già aperto la pagina relativa e andiamo a leggere. Sì. Paolo Lopez 4,5, Santon 6,5, Smalling 7, Mancini 6,5, Spinazzola 7, Cristante 6,5, Berrettù 6,5, Under 7, Pellegrini 6,5, Clivert 5,5, unica insufficienza, Dzeko 7, Fonseca 7, i subentrati abbiamo Collaro senza voto, Pastore senza voto e Perotti senza voto. Le pagelle del vice direttore Luca D'Alessandro, che non so voi cosa ne pensiate, mi trovo abbastanza... Diciamo che questi voti fanno capire come, al di là poi della buona partita che ha fatto la Roma a livello di collettivo, perché ha messo in campo le richieste di Fonseca, costruzione bassa, pressing, eccetera, eccetera, anche le prestazioni individuali sono state a livello. Cioè, se la Roma giocasse sempre con queste prestazioni anche individuali, probabilmente avrebbe qualche punto in più. Molti punti in più. Molti, non lo so, ma qualche sì. Sarebbe più tranquilla. Mi hai aperto la classifica, ormai sei un regista fantastico. Perché la Roma è quarta, più uno sull'Atalanta, ieri ha vinto 7-0, ma magari poteva farne 6 ieri e farne 3 con la spalla, ma c'era un po' di più, però questo è il problema. Ma vabbè. In ogni caso, quarta, la Roma mantiene la posizione Champions dopo questo scoglio, perché comunque parliamo della Lazio abbondantemente terza in classifica, con la partita facile contro il Verona da recuperare. Sabato si va a Sassuolo, a Reggio Emilia, Sassuolo, un po' per semplificare, contro una squadra che comunque potrebbe aprirsi, non lo sappiamo, ma comunque un impegno meno complicato rispetto a quello di oggi. Teoricamente, torniamo alle pagelle, mi interesserebbe leggere qualche giudizio, magari dei migliori, perché tanto di Paolo Lopez abbiamo parlato. Di Paolo Lopez ne abbiamo parlato abbondantemente. Io andrei a leggere, comincerei dalla pagella di Undere, perché forse Gabriele sarà la migliore prestazione stagionale. Sì. Del turco, se Luca ha scritto subito tra i più attivi, col sinistro murato da Acerbi, Dzeko gli serve la palla per 2-0, ma anche qui Luis Felipe si immola, è devastante sulla fascia destra con Lulic ubriacato da tacchi e tunnel, dribbling seguiti da giocate importanti. Questa è la chiave, l'ultima frase, l'ultimo inciso, dribbling seguiti da giocate importanti. Sì, non fini a se stessi. Esatto, certo. Perché quante volte con tutti gli esterni della Roma siamo stati qua a dire la scelta, il passaggio sbagliato, l'idea sbagliata, Under salta l'uomo e gioca il pallone, magari non fa sempre il taglio che poi porta quasi rigore di Clive, però ti tiene in possesso di palla, ti ha saltato un uomo e c'è un uomo in meno. È una superiorità numerica che è importantissima, uno contro uno. Andiamo a leggere poi Smalling, che ha fatto una grandissima partita, Luca scrive giganteggia su Immobile e Correa, sia nel take che nei duelli in velocità, si spinge spesso in avanti sulle palle inattive dove offre una buona torre per Cristante, si arrende soltanto a Paolo Lopez. Aggiungo questa pagella che spesso, quando la Roma ha costretto la Lazio a lanciare lungo, lui era lì pronto, come fa spesso, ad accorciare per prendere la palla di testa, appunto su Immobile, a volte anche su Milinkovic. Insomma, se Immobile non ha fatto nulla, è stato gran parte del merito è stato di Smalling, e aggiungo anche una buona prestazione da parte di Mancini. Ti interrompo, poi torniamo sui singoli, perché per esempio adesso ci chiede del 5,5 a Clivert, ne parliamo tra un attimo. Parli della linea difensiva, Fonseca in conferenza stampa ha detto no, io anche contro la Lazio giocherò con una linea difensiva alta, perché questa è la mia filosofia. L'ha fatto bene. Smettiamo un po' questa cosa che se contro hai un Ciro Immobile, un attaccante di profondità, come tanto piace avere alle squadre nel campionato italiano, non si possa giocare con la difesa alta. La difesa alta ti permette proprio di limitare l'azione di questi calciatori, perché se tu non gli concedi il campo, questi dove corrono? È una parte, perché se tu fai difesa alta ma lasci tempo a chi fa l'assist di lanciare, è chiaro che è un suicidio. La Roma ha fatto difesa alta abbinandola comunque a una squadra corta, aggressiva, in modo tale che
Luis Alberto non ha potuto offrire un assist. No, infatti è uscito anche un po' deluso. Certo, perché se la Roma non avesse coperto Luis Alberto, è chiaro che Immobile di Pesalta sarebbe andato nelle praterie verso Paolo Lopez. La Roma sarà molto brava a evitare questo tipo di situazioni, squadra corta, abbastanza aggressiva, e quindi non sono proprio palloni giocabili. No, tanto esempio del contrario è il derby d'andata. La Roma si schiera da bassissima ed è un miracolo, stiamo dicendo, da un girone che abbia preso un punto, perché i quattro pali, tra l'altro oggi parlo di Pellegrini, quindi 4-3 nell'andata e ritorno, la Lazio supera il turno della Coppa Pali. Della Serie A. Io me ne dovrei andare dopo la Coppa Pali. Puoi andare, altro c'è la sedia con le ruote, per cui puoi spostarti anche in modo scivolare. Esatto, squadra corta. Allora leggerei la pagella di un calciatore che per esempio a Torino aveva ampiamente deluso e che oggi secondo me si è in parte riscattato. Penso l'avrei capito che si tratti di Brian Cristante. Esattamente, suo l'assist per Dzeko con cui la Roma sblocca la partita, prova la piede del gol con un tiro sul Torri Smalling ribattuto. Cristante che ha giocato davanti alla difesa, ha fatto il suo silello fisico di copertura e poi ha fatto giocare, girare il pallone con intelligenza, una buona gara, ecco, devo dire, molto intelligente come giocatore, ecco perché piace molto anche a Fonseca, sa come comportarsi, sa dove lanciare il pallone, sa quando smissare a chi con i tempi giusti, quindi partita di intelligenza da parte dell'ex Atalantino. Ah, ci chiedevano di Kluivert, siamo debitori del giudizio, sì, di Kluivert, parliamo di Kluivert. 5,5 il miglioramento rispetto a Torino, tuttavia risulta fumoso nei scenari offensivi. Calvarese fisca un penalty, ma il VAR smentisce la decisione del direttore di gara. Piede poco caldo, un buon tiro senza disturbi a metà ripresa che manda fuori. Io avrei oscillato 5,5-6 perché comunque ha fatto anche una buona prestazione in fase difensiva, è stato bravo nel recupero palla, intanto ci ha raggiunto poco, rito perché proprio mentre Carducci contesta, esatto, parte la magia di Kluivert, arriva Luca Alessandro che comincia a sbracciare Alpicini, esatto, per dimostrare il suo è anche un meme vivente questa cosa, va bene. Non so se abbiamo già le parole di Fonseca che sta parlando a Sky, magari se i nostri redattori sono stati così efficienti da prenderci a controllare l'incipit, se no aspettiamo. Eccolo. Sì, bene, possiamo. L'errore di Paolo Lopez è un episodio infelice, è un grande portiere, può succedere, non ho parlato con lui, è una situazione che può accadere. Lui ha fatto molto bene in altre partite, come avevamo anche detto prima. Si vede, 4,5 oggi da Luca, 4 da altri, 5 da altri, ma da domani resta il portiere titolare di una Roma. Ha fatto una grande stagione fino a questo momento. Purtroppo l'errore è stato abbastanza evidente. Sì, ecco, sì, chiaro. Clamoroso in una partita così importante. Veretù, io vorrei soffermarmi un pochino anche sulla gara di Veretù, perché sarà una gara di intelligenza, se sei d'accordo. Di solito noi siamo stati abituati a vederlo andare sulla sinistra per dialogare con Collaro, che oggi non ha giocato. Invece oggi ha cercato più spazio sulla destra, a mio avviso dietro lo spazio di Luis Alberto. Ha fatto anche molto bene perché l'ha disturbato molto. Ed è stata una mossa studiata quella di Fonseca, cercare lo spazio dietro l'intermedio, in questo caso dietro Luis Alberto, e lì ha fatto bene, forse avrebbe anche potuto fare qualcosina in più, però è un giocatore molto intelligente che parte dalla posizione centrale e va a cercarsi spesso spazio largo, spesso a sinistra, oggi a destra. Luca gli ha messo 6,5, insomma una buona prestazione, anche l'ex Viola ha alternato in quest'ultimo periodo prestazioni buone ad altre meno buone, un pochino tirando il fiato per il fatto 3 mesi consecutivi senza potersi fermare nella parte centrale del giro di andata. Sì, diciamo, no, leggevo un giudizio di Alessia che insomma ci predispone uno scenario, immaginate un pareggio supplementare e arrivare ai rigori, è una gara di campionato, cioè, questo piccolo problema che non si può attaccare un portiere che fa un errore per uno scenario che non è quello che si è verificato, è finita 1-1, un punto a testa, con rammarico da parte della Roma, lo ripetiamo. Avrebbe meritato nettamente. Ha fatto abbastanza per vincere la partita. Me lo chiedevi durante la gara. Se vai su Understat, cioè il conto degli expected goals. Subito. Facciamo tutti in diretta. Understat, sì, te lo dico addirittura in diretta. Perché questo poi andrà a quantificare quanto la Roma aveva fatto di più rispetto alla Lazio per vincere la partita. Siamo 2-10 a 1-0-6, quindi la Lazio un gol lo ha costruito, ma la Roma ne ha fatti due. Sì, la Roma ne ha fatti due, anche se un gol costruito la Lazio, non so. Tiro di Immobile. Tiro di Immobile, sì. Possiamo avere anche il dettaglio, diciamo, qual è il tiro più pericoloso della Lazio, che è stato il gol. Ah sì, ecco, 1-0-6.
quasi totalmente generato dagli 0,87 gol che si fanno tirando dalla posizione di Acerbi, ovvero da un centimetro da centimetro il gol. Quindi leviamo 0,87 che sono di fatto l'errore di Paolo Lopez, siamo sotto i 20 centesimi di gol, quindi la Lazio non avrebbe segnato neanche in 6-7 partite probabilmente. Sì, sì. Per cui i numeri certificano quanto la Roma. Ecco, la cosa importante qui certifica anche i numeri, quella di Pellegrini e quella di Veretout, soprattutto. Sì, capito. E quella era da ottima posizione, palla molto comoda. Lì quello è un errore grave, grave nel senso può accadere, però la Roma molto spesso arriva bene, bello tutto, poi negli ultimi metri manca la palla che in qualche modo entra, magari sporcata, magari in qualche tiro di potenza, di precisione, di testa. Manca, perché ripetiamo, Stracoscia si è trovato spesso il pallone addosso, fisicamente addosso, non ha fatto grandi interventi, è stato fermo quando doveva rimanere fermo e l'ha presa, perché la Roma ha tirato purtroppo spesso centrale. Ecco, questa è l'unica pecca della gara di oggi, poi difensivamente gara perfetta, tolto ovviamente l'errore di Paolo Lopez, ha costruito bene, attenzione, determinazione. Arrivi lì però che ti manca il cinismo, e non è la prima volta quest'anno. No, non è la prima volta. No, manca, diciamo, a parte Dzeko, ma manca un elemento anche soprattutto nei tre alle sue spalle. Che è capace di fare tanti gol, e che fino a 2 anni fa era Under, adesso il turco si sta riprendendo, sì. Però dovrebbe essere lui, perché Pellegrini non ha mai fatto tanti gol in carriera. No. Quindi dovrebbe essere proprio Under in realtà. No. E niente, non so se abbiamo ulteriori dichiarazioni da parte di Fonseca, sì. Dopo quello che vi abbiamo già detto, la gara è sembrata il manifesto delle sue idee. È deluso per il risultato? Sì, sono triste perché quello che i ragazzi hanno fatto mi rende orgoglioso. Abbiamo fatto una bellissima creando situazioni da gol. Giocando così è più facile credere in questa squadra e i ragazzi avrebbero meritato un altro risultato. E hanno fatto anche una domanda sulle prestazioni di Under e Kluivert. Hanno lavorato molto e li voglio così. È importante per la squadra che loro difendano in questo modo. Hanno fatto una bellissima gara come gli altri compagni. Tra l'altro sta ancora continuando a parlare, quindi a breve arriveranno anche altre dichiarazioni. Diciamo che a parte l'enfasi, aggettivi come incredibile e cose del genere, magari sono un po' dettati dal ruolo che ha Fonseca, sì, però base i concetti sono condivisibili. Ripetiamo, 22 tiri a 6, ecco. Sì, no, ma di là poi del fatto numerico parlo proprio come espressione del gioco. Cioè la Roma ha fatto quello che Fonseca chiede, ha mostrato in campo l'identità. Esatto. Sì, sì, è vero. Una delle partite forse in cui la Roma ha mostrato di più l'identità in una situazione che vuole proprio il tecnico portoghese, e l'abbiamo detto, lo ripetiamo, se avesse giocato sempre così, pur con i problemi sotto porta, gli infortuni, tutto quello che volete, la Roma non avrebbe 39 punti, avrebbe... Non ne sappiamo, ma probabilmente. Non possiamo quantificare, ma un po' di più sì, ma quasi a livello della Lazio. Giochiamo sempre come oggi. E in chiusura, perché poi dobbiamo un attimo metterci anche al lavoro per arricchire i contenuti di vocegiallorossa.it, pensiamo al futuro prossimo, che si chiama Ibañez. Domani mattina fa le visite, oggi era allo stadio, come testimoniato dal nostro impeccabile Luca D'Alessandro, che ha 6 occhi oltre ai 4 di cui già dispone perché porta gli occhiali. Futuro prossimo che potrebbe chiamarsi Villar, potrebbe chiamarsi Carles Perez. Esatto, vediamo nei prossimi giorni, anche perché il mercato chiude 31. Per fortuna possiamo dire, se non lo possiamo dire lo dico lo stesso. Lo diciamo. Perché il mercato è una specie di piaga, no vabbè andiamo no, avanti. Okay. al di là moderiamo di questo, i toni. Un commento da parte mia su queste tre operazioni, poi mi dici la tua. Sono operazioni che mi sarei aspettato da Monchi. Cioè io pensavo, quando è arrivato Monchi, andiamo a prendere i calciatori a basso costo, li proviamo, vediamo se non vanno, pazienza perché non saranno un macigno sul bilancio, se vanno sono benzina sia tecnica che finanziaria, perché come ben sappiamo la Roma è sottoposta al gioco delle plusvalenze. Tre giocatori che costano poco, che se andassero a sostituire elementi di maggior costo sarebbero già utili di per sé, per quanto mi riguarda, per esempio se uscisse un Jesus indipendentemente dal giudizio che sia del giocatore, entrasse Ibañez, parleremo di una riserva che passa da un costo di 6 o quanti sono, a livello di bilancio, certamente sì. E sono queste operazioni che la Roma deve fare, non dico che basti Ibañez ovviamente, una goccia in mezzo al mare, ma sono queste operazioni che deve fare per poi non trovarsi al 30 giugno a fare 150 milioni di plusvalenze, parliamo del dato dell'anno scorso per evitare di essere denunciati dalla Consob, però 130 l'anno scorso l'ha fatta.
Per cui, se si potesse evitare, sarebbe meglio. Chiaramente il mercato va sempre movimentato, per cui una quota media di plusvalenze necessaria all'anno è, come dire, concepibile, non quelle che ha fatto la Roma nella scorsa stagione. Tutte le squadre le fanno d'altronde. Esatto, però non a livello della Roma dell'anno scorso. Parliamo, no, certo. Parliamo di quello che è già stato fatto, così non temiamo problemi. Diceva i Bagnets domani visite mediche, per gli altri due bisognerà vedere come si concluderanno due operazioni che, stando alle varie indiscrezioni di mercato, Marco ci dice di non scrivere più abbondanza, diciamo scaramantico, perché evidentemente ogni volta che è stato scritto è successo qualcos'altro. Beh, speriamo, è vero comunque. Vabbè, non credo dipende da noi. No, non dipende da noi, però è vero, perché molte volte abbiamo scritto finalmente torna l'abbondanza. E poi tra. E poi infortuni, perché abbiamo fatto un articolo, un approfondimento molto interessante. Ce lo diciamo da soli ormai. Diciamo da soli, sì, sì, in maniera scudorata, sul non tanto sul numero di infortuni, ma anche sulle partite che i giocatori poi vanno a saltare, perché qui non parliamo di tanti infortuni da due settimane l'uno. Zaniolo che è finita la stagione, Diawara che sarà fuori almeno un mese, tanti giocatori che hanno saltato tante partite, insomma il sì. Problema è il numero di partite che è saltato. Ecco, la Roma è prima in classifica sul numero di partite, campione che in Italia di partite saltate. Esatto, l'Atalanta è la squadra con meno assenze, la Roma è la squadra in cui i giocatori hanno saltato più partite, parliamo per essere precisi di 111 partite. 111. A cui si sommano quelle di oggi. Beh, ovviamente, perché questo Zaniolo è andato, più uno, questo è andato aggiornato a due giorni fa, al 24 gennaio, l'Atalanta invece 18. Parliamo? No. L'Atalanta? Non parliamo. Che a meno assenti, i giocatori in tutto avevano saltato 18 gare, la Roma 111, questo per dirvi il dato. Chiudo poi, prima di andare a ripiegare gli appuntamenti, con la domanda di Pierluigi che ci chiede se Spinazzola non fosse rotto, e questo direi che la risposta è abbastanza. Questo possiamo chiudere così, ci sarebbe sì. Anche uno stacco sonoro. Come direbbe, come direbbe qualcuno, chiudo la polemica tra me e il sottoscritto. E al di là di questo, allora oggi abbiamo un pochino svagheggiato, comunque abbiamo parlato ampiamente della partita che si è conclusa, ripetiamo, 1-1 per i pochi che non lo sapessero. Qualcuno ci scrive forza Inter femminile. E allora, non si sa perché, ma usiamo questa cosa come aggancio, oggi a Tre Fontane, Roma Fiorentina femminile 2-2, Roma che riprende il risultato nel finale, in uno scontro diretto per la Champions League, era andata meglio, nonostante la Fiorentina avesse fatto di più per vincere la partita, la Roma aveva portato via 3 punti, oggi non è andata alla stessa maniera, ma è comunque un punto buono per continuare a correre. Trovate tutti i contenuti sulla Roma femminile su vocegiallorossa.it, ma soprattutto non per come dire dispezzare le ragazze, ma in questo momento si parla di derby di campionato, trovate su Voce Giallorossa tutti i contributi dalla sala stampa, dalla zona mista, dalle varie televisioni, le parole di Fonseca, le parole anche di Inzaghi che spesso sono molto interessanti e capirete voi il perché. Calmissimo, ecco. Calmissimo. E domani i nostri consueti appuntamenti con i nostri approfondimenti, si parte alle 6, inossidabile. Accade oggi, imperdibile, poi la gara sui social, i top e flop di Luca Scaccomatto, che vediamo un po' distrutto, ma che dovrà portare a termine anche questa operando. È operativo. Daniolo che usciva dall'Olimpico, l'abbiamo visto. Scaccomatto, i numeri da 0 a 10 e poi ve li potete leggere per tutta la giornata. Tra l'altro possiamo anche aggiungere a quello che hai detto, quindi i contenuti per la prima squadra, l'arma femminile, anche le giovanili, perché abbiamo reso conto delle formazioni giovanili, quindi dall'under 18, 17, under 16, under 15, insomma abbiamo tutta una serie, abbiamo coperto dalla prima squadra in giù fino quasi ai 14 anni. Luca mi prega di ripetere, lo facciamo perché si fosse collegato solo ora, domani mattina le visite di i Bagnets, esattamente. Un pezzone rock per la Roma che si aggiunge al pacchetto a disposizione di Fonseca. Mamma mia, questa cosa è meravigliosa. Tantissimo. Ma tanto i Bagnets, lo ricorderanno in pochi, fu accostato, credo, la scorsa stagione alla Lazio, facevo questa battuta, la fece anche un collega di Sky, una difesa rock. Comunque, al di là di questo sì, possiamo abbastanza chiudere, comunque. E ripetiamo i contributi, tra poco si parte al San Paolo, Napoli-Juventus, potete seguire il risultato su Voce Giallorossa se siete impegnati in altro. Direi che abbiamo detto tutto. Sì, abbiamo detto tutto. Quindi dichiarazioni, continuate a leggere le dichiarazioni sì. Su Voce Giallorossa, l'intervista integrale di Paolo Fonseca, abbiamo letto un lungo estratto, avremo altri contributi, li inseriremo tempestivamente come al solito. Non vi spostate, trovate tutto, per cui non c'è bisogno di andare a fare altri giri. All'Olimpico è tutto, un saluto da Gabriele Chiocchio e Alessandro Carducci.